Buongiorno e benvenuti al TG Track del 13 novembre 2023. TG Track, il telegiornale dedicato alle notizie riguardanti il mondo del camionista, dei pullman, del trasporto e della logistica merci. Camionista ubriaco alla guida di un tir sovraccarico aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite. Si trovava alla guida di un molto caro sovraccarico con un tasso alcolemico di 4 volte il limite massimo previsto dalle norme. A fine nei guai, un 51enne di origine indiana, residente nel Veronese, fermato a Montecchio Maggiore dalla polizia locale dei Castelli durante un controllo stradale. Per il conducente, la cui prova con l'alcolemico ha evidenziato nel sangue un tasso alcolemico di quasi 2. Incidente sulla tangenziale ovest, scontro tra tir e auto, muore camionista sbalzato fuori dal veicolo. Gravissimo incidente stradale nella notte del 10 novembre scorso sulla tangenziale ovest che ha visto il coinvolgimento di un camion e un'auto. Il fatto è accaduto poco dopo mezzanotte e 30 sulla carreggiata sud direzione A1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso sanitario con 2 ambulanze e 2 automediche inviate dalla centrale operativa AREU. Ai soccorritori sono apparse da subito disperate le condizioni del conducente del camion, che è deceduto poco dopo. Nell'incidente è rimasto ferito anche un automobilista di 51 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. www.ilgiorno.it. Camionista napoletano vince 900.000 euro, adesso mi farò un po' di vacanza. La Dea Bendata ha deciso di baciare la Campania, la regione del sud, si conferma tra quelle maggiormente fortunate in Italia. Dopo il jackpot dei record dello scorso giugno da oltre 3 milioni di euro, è ancora un giocatore napoletano a festeggiare la strepitosa vincita di 898.224 euro. L'uomo di 47 anni, che di mestiere fa l'autotrasportatore, grazie a una scommessa di 10 euro, ha cambiato la sua vita. Una vincita davvero enorme rispetto all'esiguo importo scommesso. Era mattina e mi trovavo solo in un'area di sosta con il mio camion, spiega l'emozionato vincitore, di cui non è stata resa nota l'identità per tutelare la sua privacy. E appena ho capito di aver conquistato il montepremi, ho pensato solo a quello, a quale fosse l'importo. L'uomo, nonostante la forte tradizione partenopea, non ha riti scaramantici particolari, però ha le idee chiare su cosa farà con il montepremi. Sicuramente prendermi una settimana di ferie e godermi una vacanza. Ora per lui si apre un nuovo capitolo della sua vita. www.areanapoli.it. Il 18enne Gabriele farà l'agricoltore e il camionista. Cercherò di dividere il mio tempo tra l'attività di agricoltore e quella di camionista. Il 18enne Gabriele Bernazzi di Biana, Bettola, nonostante la giovane età, ha già scelto la strada professionale per il suo futuro. Lo studente, al quinto anno di superiori, frequenta il Ranieri Marcora, vorrebbe proseguire l'attività di famiglia. Mio padre e mio zio, spiega il giovane, hanno un'azienda agricola e una di autotrasporti a Biana. Si occupano di formaggi, frumenti, cereali nei dintorni di Biana e anche a Padre di Bettola, ma allo stesso tempo trasportano legname e altri materiali nella loro ditta di autotrasporti. Ora lo studente è davanti a un bivio. Senz'altro, dopo la maturità mi metto a lavoro, risponde. Il vero dubbio è se fare il camionista a tempo pieno o l'agricoltore. Inizierò a occuparmi del settore primario intanto che conseguo le patenti necessarie per i mezzi pesanti. Mi piace sia il lavoro nei campi e nei boschi che occuparmi degli animali. Non resta che farli in bocca al lupo per il suo futuro. www.ilpiacenza.it. Pullman scivola sul ghiaccio e finisce in bilico sulla scarpata, paura per i passeggeri. Non ci sono stati feriti, ma i 5 passeggeri e l'autista del pullman di linea hanno provato un grosso spavento nel tardo pomeriggio dal 10 novembre, quando il veicolo che percorreva la strada tra Cesana e Sestriere è finito fuori strada a causa della neve sull'asfalto, rimanendo in bilico sul vuoto con una ruota oltre il ciglio della strada. In seguito all'incidente, lungo la provinciale 215 vicino al bivio per la Valle Argentera, appena oltre l'abitato di Suaz e di Cesana, con la parte anteriore del pullman nel vuoto, l'autista non ha potuto aprire la porta per far scendere le persone a bordo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari di Salbeltrand e AULX, insieme a quelli effettivi di SUSA, per mettere in sicurezza il mezzo pesante, che poi è stato riportato in carreggiata. Nel frattempo, comunque, rompendo un vetro posteriore del pullman, l'autista aveva già tratto in salvo i passeggeri, facendoli scendere con una scaletta. www.lastampa.it. Commissione UE.
Nuova proposta per un trasporto merci più sostenibile. La Commissione europea ha presentato una nuova proposta sul trasporto combinato che mira a rendere più sostenibile il trasporto merci, migliorando la competitività delle merci intermodali, ovvero il trasporto di merci che utilizzano due o più modi di trasporto rispetto al trasporto esclusivamente su strada. La proposta aggiorna l'attuale direttiva sui trasporti combinati e completa il pacchetto merci Greenified Packet, adottato in gran parte nel luglio del 2023. Il pacchetto aiuterà il settore del trasporto merci a fare la sua parte nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Durante le operazioni di trasporto intermodale, un'unità di carico come un container viene trasportata attraverso una combinazione di camion, treno, nave o aereo. Il trasporto combinato è una sorta di trasporto intermodale che combina la flessibilità del trasporto su strada, che continuerebbe ad essere utilizzato per la prima o ultima tratta di un viaggio, per garantire che qualsiasi luogo dell'Unione Europea possa essere raggiunto con le prestazioni ambientali della ferrovia, delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo a corto raggio per la tratta principale del viaggio. Nel 2022 sono stati trasportati sulle strade europee 13,6 miliardi di tonnellate di merci. Questo trasporto merci è fondamentale per l'economia dell'Unione Europea e con l'aumento della domanda dobbiamo tenere sotto controllo i costi e le emissioni. Con la nostra proposta, i camion continueranno a svolgere un ruolo del settore del trasporto merci, ma combinandoli con altri modi di trasporto più sostenibili, come le chiatte, il trasporto marittimo a corto raggio, i treni, ridurrà i costi esterni dei trasporti e ottimizzerà l'uso della nostra rete di trasporti a vantaggio dei cittadini e della nostra economia, ha commentato Atina, commissaria per i trasporti. sscgnews.it. Bonus autotrasporto, pronto il codice per l'acquisto di gas naturale liquefatto e 7058 il codice del tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con la soluzione numero 561 che le imprese esercenti attività logistiche di trasporto merci per conto terzi con i mezzi di elevata sostenibilità dovranno indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto. Il bonus è stato introdotto dall'articolo 6,5 del decreto numero 17/2022, decreto energia, prevederà il riconoscimento alle condizioni stabilite dalla norma stessa di un contributo sotto forma di tax credit a favore delle suddette imprese con sede legale o stabile organizzate in Italia che utilizzano per le loro attività dei mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa al metano liquefatto e quindi meno inquinante. Il contributo spetta per l'acquisto di gas naturale liquefatto e può essere fruito soltanto in compensazione. I criteri attuativi della misura sono stati definiti con il decreto numero 413/22 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concreto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetico, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, che ai fini della fruizione del credito il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per il rifiuto delle operazioni di versamento. Il Ministero del Trasporto trasmette all'Agenzia l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione all'importo concesso, compreso l'eventuale variazione revoche anche parziali. www.fiscooggi.it. Parte la raccolta delle olive, camion scortati dalle forze dell'ordine per evitare i furti. Inizia la raccolta delle olive, un'attività strettamente collegata alla movimentazione anche di olio, sfuso e confezionato, e questo preoccupa soprattutto i grandi produttori vittime degli scorsi anni di furti e rapine. Il sistema industriale si mobilita, fa chiedere aiuto alle forze di polizia. Con una chiamata si annuncia la partenza dei grossi carichi, così come le pattuglie si attivano per la bonifica del percorso. Sul territorio della provincia di Barletta, Andria-Trani, ad alta intensità criminale, si registrano frequentemente assalti e tiri portavalori. Qui la malavita è così specializzata per questi reati da esporre il modello delinquenziale anche al nord Italia. Il camion carico di olio viene accompagnato fino al cassello autostradale delle forze dell'ordine. Da lì la competenza passa alla polizia stradale. Quest'anno la Puglia produce i due terzi dell'olio italiano, un tesoro da proteggere con tutti i mezzi. www.rainews.it. Scania e Comondo pensa al futuro del trasporto e logistica. Al futuro del settore dei trasporti e logistica, Scania si presenta con diverse soluzioni tra prodotti e servizi all'insieme dell'innovazione. L'occasione per presentare tutte le novità per Scania è quella di Comondo 2023, manifestazione di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare, pubblica e privata, destinata ai veicoli elettrici, oltre al tema dei servizi legati alla digitalizzazione e alla connettività per l'efficientamento delle flotte elettrificate. Obiettivo della presentazione di Scania all'evento è quello di fare il punto della situazione a proposito di mezzi compatibili anche con carburanti da fonti rinnovabili, pacchi, batterie e clean assemblati da Scania, destinati ai veicoli elettrici, hardware di ricarica e nuovi servizi legati alla digitalizzazione del veicolo e della ricarica. Grazie al miglioramento continuo fondato sull'efficienza energetica dei propri prodotti e dell'evoluzione tecnologica, Scania è stato il primo tra i produttori a far certificare i propri obiettivi da di decarbonizzazione da un ente terzo attraverso l'iniziativa Chance Basher Targets, in linea con le curve di decarbonizzazione stabilite nella conferenza sul clima di Parigi. Per Scania, la certificazione dei mezzi è pesante, iniziata nel 2016 con l'introduzione della soluzione ibrida, per poi affermarsi nel 2020 con quella della 100% elettrica per operazioni urbane. Nel 2021 è stata poi la volta dell'introduzione della piattaforma Super, destinata a ridurre i consumi di carburanti e di conseguenza abbattere le emissioni di CO2. www.ansa.it